Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da... Benvenuti gentili amici telespettatori a Qui Juventus, una settimana caratterizzata dall'allungo della squadra bianconera sulla Roma in campionato e anche dalla Coppa Italia, perché mercoledì la Juve giocherà a Parma in Coppa appunto. Per parlare di tutti questi argomenti abbiamo un graditissimo ospite che torna dopo tantissimo tempo in televisione, Amos Ancelotti, opinionista, che oggi appunto parlerà di Juventus. Ben ritrovato, Amos. Benvenuto. Io sono felice di essere tornato a fare delle cose che mi sono sempre piaciute e quindi poi sono anche fiero dell'attuale Juventus, che sta dimostrando di essere ancora una tra le più forti squadre europee, insomma. Adesso appunto parliamo di questa gara contro il Chievo Verona. C'è da sottolineare come la Juve sostanzialmente non avesse giocato ieri una grandissima partita contro il Chievo Verona, però tutto sommato è arrivata la prodezza di Paul Pogba, anzi la doppia magia di Pogba, perché anche sul secondo gol, pur non avendo segnato, il francese ha praticamente dato il là alla rete di Lichtsteiner. Juve che continua a vincere, soprattutto che allunga grazie anche al pareggio della Roma. Beh, qua devo dire che ieri la Juventus nel primo tempo è stata una Juventus equilibrata, perché c'è stato un Chievo che effettivamente devo dire che ha giocato molto bene e ha messo anche in leggera difficoltà la Juventus. Poi nel secondo tempo naturalmente la Juventus si è trasformata, quando poi l'uscita di Vidal con l'inserto di Lichtsteiner, ho visto una Juventus un po' più veloce, un po' più concentrata. Però devo dire che il Chievo veramente mi aspettavo una partita del genere. Ti ha impressionato, è positivo il Chievo, perciò comunque è stata una, è vero, delle poche squadre a mettere in difficoltà la Juve, non tanto sul piano delle occasioni, però sotto il profilo del gioco, in effetti la Juve ha faticato. Vorrei però parlare di Pogba, perché alla fine ieri ha vinto Pogba, ha vinto la Juve, però appunto il francese è stato la vera arma in più. Lì a centrocampo ha dimostrato di avere quel qualcosa che altri, soprattutto alla sua età, non hanno. Beh, devo dire che si è reso conto, tutto il calcio europeo si è reso conto che Pogba è un uomo indispensabile per la Juventus. È un campione di un talento straordinario, devo dire. Nessuno ci credeva, perché quando la Juventus lo prese a parametro zero, anche lo stesso suo manager sperava in una svolta, ma non così clamorosa. Questa è la grossa soddisfazione degli allenatori che l'hanno avuto, sia Conte che adesso Allegri. Poi. Secondo te quanto vale Pogba? Valore di questo giocatore? 100 milioni come ha detto Allegri? Ma in questo momento i 100 milioni farebbero comodo. Mi ricordo ancora la grande storia del grande Zidane, dove lo venderono per una barca di milioni. Però pensiamo adesso a questo ragazzo che ieri ha dimostrato di essere un leader per tutta la squadra. Avete visto quando è uscito dal campo, Vidal lo abbracciò, le sussurrò qualcosa all'orecchio e le disse: guarda che la Juventus senza di te non può continuare, stai tranquillo che vedrai che ci sarà anche il tuo momento quando tornerai. Beh, questo è una maturità di un ragazzo così giovane, a far capire a certi giocatori che vengono sostituiti di non prendersela più di tanto. Esatto, esatto. Nella seconda parte, Amos, parleremo proprio di questo, perché Pogba non è solo un campione appunto con i piedi, con la testa,
in campo, forse anche un leader fuori, e ieri lo ha dimostrato. Per il momento restiamo Bravissimo. su Allegri, che ieri al termine della gara contro il Chievo ha parlato. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Ma la giocata di Pogba oggi è stata straordinaria, ma straordinaria perché è stata fatta in un momento in cui, dopo un primo tempo anonimo da parte di tutta la squadra e anche da parte sua, questa è dimostrazione che i campioni si distinguono dagli altri giocatori per questo tipo di giocate. Poi oggi, tra l'altro, ha fatto gol anche l'Istani, è rientrato anche nel secondo tempo dopo che aveva fatto praticamente solamente due allenamenti con la squadra. Sta in buona condizione e quindi credo che questo sia molto importante. È un giocatore recuperato col problema alla caviglia, soprattutto dopo che aveva giocato tantissime partite. Tornati in studio per questa seconda parte, abbiamo accennato a Pogba e alla sua umiltà, perché dopo la gara contro il Verona, in cui anche lì è stato autentico mattatore di quella partita, ha dichiarato: "Io valgo zero". Umiltà davvero incredibile per un giocatore che potrebbe permettersi il lusso di essere anche un po' presuntuoso, invece non lo è. Anche ieri ha dato dimostrazione di essere un vero leader perché ha stoppato in poche parole la rabbia di Arturo Vidal. Secondo te, Amos, è anche questo che fa un giocatore, anzi un campione? Sicuramente, non ci sono parole per dire quello che ormai hai detto tutto tu. È solo quello che più mi entusiasma è vedere questo ragazzo che quando esce dal campo parla con tutti, non ha problemi, prende la maglia, la fa su nel pallone, gli dà un calcio, la regala e poi torna a essere quel ragazzo. Questo per me è il calcio pulito. Genuino, sì. Genuino, forse Allegri lo sta gestendo bene. Io rispetto tutti gli allenatori, rispetto tutti quelli che hanno tra le mani dei grossi campioni che li sanno gestire, perché non dimentichiamo che quello che era successo alla Juventus tanti anni fa è stata per il sottoscritto una catastrofe. Scusami se torno su quel discorso, ma sono sicuro che alla fine qualcosa cambierà anche a questa vecchia storia che sta ancora incrinando, perché non si può sempre tornare sul passato e sempre cercare. Ormai la Juve, da quando è tornata in Serie A, guarda caso, è tornata a dominare il calcio in lungo e in largo. Come era prima, ma restiamo però sull'attualità, Amos, perché ti devo fare una domanda secca: tu venderesti o meno Paul Pogba? Sì o no? Arrivano 100 milioni e ti chiedono: Amos, vendi o no Pogba? Beh, a questo punto è una risposta un po' imbarazzante la mia, perché devo dire con tutta onestà, mi ricordo il passato di Zidane, che la Juve poi vinse gli scudetti senza Zidane. Però io sono convinto che questi 100-120 milioni di euro che vale Pogba non sono le grandi vittorie che dovrebbe portare la Juve in Europa, perché la Juve ha bisogno dell'Europa. Quindi sono giusto che con 100 Sei milioni milico. puoi acquistare un paio di giocatori di grande calibro, di prima fascia, che ti darebbero delle garanzie, però. Anche perché forse rispetto all'epoca sono cambiati anche alcuni parametri. È vero che incasseresti 100 milioni, però c'è anche da sottolineare come gli ingaggi siano cambiati rispetto all'epoca, perché Vero. Sostanzialmente tu non spenderesti tanto di cartellino quanto di ingaggio, penso ad un Cavani, ad un Falcao, perciò non ci sono solo i 100 milioni che incassi, ma anche quelli che poi potresti spendere. Restiamo però sulla partita ancora Juve-Chievo e ascoltiamo Lichtsteiner al termine della gara. È anche bello, no? L'importante di aver trovato l'accordo alla fine, perché è stato scritto e parlato tanto, e comunque alla fine sono contento che è arrivata la firma. Secondo te, se dovessimo fornire delle percentuali? Non li faccio perché giochiamo contro grandissimi avversari. C'è la Roma che sta facendo un altro anno alla grande, quindi
dobbiamo lottare fino alla fine, non possiamo regalare niente. Stasera abbiamo già fatto un passo importante, non è stato facile contro una buona squadra, contro il Chievo che ha fatto un'ottima prestazione, quindi siamo contenti e sappiamo che questa è la strada che dobbiamo proseguire. Qua sta facendo grandissime cose da anni, non è che è da oggi o da ieri. Poi Castres c'è da 3 anni, non è che è da oggi a concorrenza, quindi è normale. La Juventus è una grandissima rosa, quindi non c'è nessun problema. Tornati in studio, Amos Ancelotti con noi. Mercoledì arriva una partita importante per la Juve perché c'è la Coppa Italia contro il Parma, è un obiettivo dichiarato della società bianconera, quello di fare bene anche nella Coppa Nazionale. Beh, questo è vero. Poi adesso il Parma purtroppo ha dei grossi problemi, una squadra che si trova in difficoltà. Io stimo molto Donadoni perché l'ho conosciuto anche personalmente, quindi non so cosa stia succedendo a Parma, però devo dire che la Juventus dovrebbe sicuramente vincere questa partita per continuare il cammino verso la finale della Coppa Italia, che sarà ormai sta diventando importante, perché tutte le squadre che perdono posizione di classifica per non poter partecipare a vincere il campionato, tutti si buttano proprio sperando nella finale di Coppa Italia, quindi sta prendendo valore questa manifestazione. La Juventus la dovrebbe onorare facendo la finale, oltre che a vincere. Beh. Anche perché è 20 anni che non la vince la Juve. Esatto, cioè esatto. Deve provare a ricominciare a vincere anche in ambito nazionale, oltre allo scudetto, con la Coppa Nazionale. Direi, Amos, che siamo praticamente in chiusura. Sì. Io ti ringrazio naturalmente per essere stato con noi. Ci ritroveremo sicuramente nelle prossime settimane. Grazie ancora, Amos. Ma io sarò felice di essere sempre qui a parlare di calcio. E non. E in particolare di Juve. Di Juve, ma mi piacerebbe parlare un po' di tutte le squadre del campionato che io seguo volentieri. Le prossime volte sicuramente ci sarà spazio, soprattutto Inter Milan che stanno andando male. Grazie ancora, Amos. Me lo auguro. Io ringrazio tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi, buona serata. Il programma è stato offerto da. La spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV.